Buongiorno a tutti, a quanti verranno raggiunti da questo messaggio auguro una giornata intensa e che possiate sperimentare la presenza di Dio nella vostra vita in qualsiasi situazione vi troviate. Credo sia legittimo domandare al Padre di poter sperimentare la sua presenza, quindi sentiamoci liberi di chiedere un dono speciale al Signore. Il mio augurio va in modo speciale a quanti sono toccati dal male e a coloro che si stanno adoperando per contrastarlo a qualsiasi livello. Proverò a dare spazio, una sorta di risonanza, alla parola di Dio odierna, quella che la liturgia propone in questo sabato 21 marzo, e mi soffermerò in modo particolare sul capitolo 18 del Vangelo di San Luca, che racconta la vicenda, la parabola del fariseo e del pubblicano. Conosciamo abbastanza bene questo racconto, sappiamo che entrambi sono al tempio a pregare. Il fariseo ringrazia Dio perché non è un ladro, perché paga le tasse, perché digiuna. In sé è buona cosa questo. Il pubblicano, dal canto suo, si batte il petto e con poche parole dice: "Pietà di me, sono un peccatore." Sappiamo che dei due Gesù elogia il comportamento del pubblicano e dice: "Tornò a casa giustificato." Perché? Per poterlo capire occorre che entriamo nelle rispettive preghiere. Il fariseo cosa fa? Ringrazia Dio e gli dice: "Grazie perché non sono un ladro, non pago le tasse, eccetera, eccetera, eccetera." Ma dove sta Dio in questa preghiera? In questa preghiera Dio è un semplice spettatore. Al contrario, nella preghiera del pubblicano, il quale, dicevo, con poche parole si batte il petto e dice: "Sono un peccatore, pietà di me." Dove sta Dio? Che ruolo ha in questa preghiera? Dio è il protagonista. Perché? Perché lui viene insignito di un ruolo, quello di mettere a posto le cose. Perché? Perché il pubblicano è fragile, è peccatore. Questo vale anche per noi. Oggi, quando proveremo ad affrontare i mali della nostra vita, qualsiasi essi siano, cerchiamo di farlo non affrontandoli da soli. Sentiamoci di avere accanto a Dio, anzi chiediamo a Lui che venga e si prenda cura di noi. Potremmo poi anche aggiungere le conseguenze che derivano dal fatto di avere una preghiera come quella del fariseo, come quella del pubblicano, ma sarà oggetto di altre meditazioni. Intanto, buona giornata.